facciamo, che facciamo? Ecco, grazie a Dio siamo andati avanti e sono contento che vedo tutti voi, almeno con questo ricordo, con questo messaggio che non perde, vivo, trasmetto a tutti. Allora avanti dico io. Oltre ogni difficoltà, ogni dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Spiegherà come si è ispirato a questa scultura. Molto intensa, perché io ho conosciuto Don Beppe, è stato il mio primo committente. Quando ho terminato di studiare, ero qui a San Vito, prima di partire militare, mi ordinò di fare un'acquasantiera piccola in legno per la murata. Don Beppe Argentieri era un grande comunicatore, capiva i giovani, e noi lo capivamo, anche se io ero del paese, ma frequentavo la marina insieme agli altri amici della parrocchia di Madonna del Porto. Naturalmente non volevo lasciare a San Vito solo un ritratto. Allora ci voleva un'idea, cioè ritornare un po' a riconsiderare questa figura, questo grande comunicatore che insieme ai giovani di San Vito ha costruito veramente una grande comunità. Allora tutto questo mi ha portato a concepire un'opera che verticalmente assume una struttura monolitica sul parallelepipedo come una continuazione, una struttura che è di come era lui, cioè era sempre presente, ci si poteva far conto, quando diceva una cosa lo faceva, e contemporaneamente questa figura che ha comunicato oggi deve continuare a comunicare, cioè la striscia bianca a terra segna un percorso che la luce fa a una certa ora del giorno da ovest a est, cioè la sua ombra che è una luce ritorna all'origine, cioè in quel luogo dove il sole torna a rinascere e continua il ciclo della vita. Grazie. Adesso leggerò una lettera pervenuta da uno strettissimo collaboratore di Giuseppe, Jezzi Carlo, che in possibilità di arrivare qui a San Vito per problemi familiari mi ha inviato una lettera. Mi dispiace un mondo di non poter essere presente in questa occasione, nella quale finalmente i più vicini si ritrovano insieme per ringraziare coralmente il nostro buon maestro. Un abbraccio, Carlo. Don Beppe, nell'apprendere l'idea di quando stava maturando attorno alla figura di Don Beppe Argentieri, confesso che ho provato un certo imbarazzo. Sapevo quanto egli non amasse apparire. Era l'uomo dell'ultimo posto. Beppe ha potuto fare la scoperta più bella della vita, un privilegio che soltanto la sua dolcezza profonda ci ha fatto percepire, ossia la dignità che facevamo fatica a riconoscerci
visto un mondo che già da allora cominciava a complicarsi. Finalmente ognuno di noi poteva non vergognarsi di non valere niente agli occhi della gente. Per lui ognuno di noi e tutti noi eravamo preziosi all'inverosimile, e questo è consapevolezza immensa rispetto ad ogni altra considerazione. Vorrei che non si parlasse d'altro in questa circostanza nelle quali oggi noi ci diciamo reciprocamente che siamo orgogliosi di fare voce corale per la passione alla vita di chi vuol crescere e vede la mano che si attrae verso l'alto. Preferirei il silenzio di coloro che ve ne fossero, che hanno fatto e fanno fatica ad entrare in questo intuito di vita che si può assaporare soltanto con la vicinanza e l'animo della semplicità totale. Non occorre che sia bulldozer di virtù. Il mondo non ha bisogno di eroi, ma di uomini semplici con i quali camminare fianco a fianco con lealtà, anche se con difetti. L'umiltà dei difetti ne copre a sacchi. È la nostra festa, quindi il nostro piccolo monumento dal volto che ci appartiene. Siamo noi che parliamo, non per celebrare la memoria, ma per celebrare la nostra gratitudine e la nostra speranza. Vi ricordate come eravamo? Eravamo gente senza requisiti, gente povera, malvista, giudicata, gente povera, malvista, giudicata, talora odiata, capovilla, che non incontrate in decenni e decenni di esperienze, di incontri e di riflessioni. Cosa vogliamo aggiungere di più? Possiamo esortarci a vicenda. Non celebriamo, ma viviamo. Viviamo bene. Come si facevano gli esordi delle prime comunità. Non aspiriamo ad essere simili o uguali, ma a vivere compiutamente la diversità che esiste tra noi e tra tutti, ed arricchire la nostra statura umana. Come Don Beppe, abbiamo imparato che non occorre lottare per essere uguali al fine di poter vivere insieme con dignità, ma vivere rettamente come siamo ad accoglierci. Dopodiché siamo più vicini. Non siamo chiamati a cambiare il mondo, ma per migliorare noi stessi. Facendo questo ci sorprende come di fatto il mondo sarà già cambiato. Grazie Don Beppe, che certamente ci sorridi dal cielo della nostra speranza. Grazie, caro Vizio. Adesso un vuoto incolmabile, una grande ferita. E per questo io cerco di ricordare la parte più bella della mia vita, quando ho vissuto qua, in questa casa, dove scorrazzavo in quella chiesa e dove giocavo qui, in questa piazza dove adesso c'è il busto di mio zio, dove c'era tanta gente. Io ricordo che c'era tanta gente, io ero troppo piccola per sapere e conoscere quello che è stato mio zio come parroco e come uomo. Io l'ho potuto sapere attraverso le testimonianze e l'amore degli altri che l'hanno potuto conoscere. Io invece ricordo il periodo più bello, perché qui c'era tanta gente. Umberto che mi faceva giocare, io avevo un'altalena regalata da lui, una bicicletta regalata da lui, e io mi ricordo che scendevo, stavo sempre con mio padre, che aiutava molto spesso mio zio anche nell'aiutare la gente bisognosa, nel fargli visita dal punto di vista sanitario. E io mi ricordo che spesso ero lì sopra che dovevo mangiare e dicevo miei, no, voglio scendere giù, perché mi ricordavo una grande tavolata, una tavolata immensa lì giù. Io volevo partecipare, tutti mi coccolavano, mangiavo con tutti quanti, mi ricordo la mendricina piccante che mi piaceva così tanto, e mio zio rideva sempre. Beh, io adesso non voglio più annoiarmi con i miei ricordi, mentre voglio ringraziarvi di nuovo tutti, e voglio ringraziare tutti voi che avete partecipato, voglio ringraziare le autorità, i sindaci di San Vito, di Furci, voglio ringraziare le autorità, gli onorevoli tutti, voglio ringraziare i parroci di Furci e di San Vito, e poi scusate, voglio ringraziare Umberto, che è stato... Ho avuto sempre una parola per mio zio e ho voluto sempre testimoniare, portare avanti e lasciare nel cuore di tutti il ricordo di Don Beppe Argentino. Grazie. Molto emozionante le parole di una ragazza. Adesso...